detto ai ragazzi prima di entrare in campo? Ho detto che quello che ci divideva dalla vittoria erano i 7 centimetri che ci sono di la linea della porta. E loro hanno sentito sto fatto, hanno fatto in modo che la palla superasse i 7 centimetri. Tutto qua. Quindi un discorso molto semplice, ma come ha visto i ragazzi in campo? Ha avuto qualcosa insomma da rimproverargli in questo senso? Allora, io penso che dopo una gara del genere c'è ben poco da rimproverare, una gara agonisticamente abbastanza forte, una gara tecnicamente abbastanza preparata. Posso dire che è stata una delle più belle gare che noi abbiamo fatto in tutti i tempi, quindi, ma non solo per noi, ma anche per la squadra avversaria, perché i miei complimenti vanno al Centro Storico, che hanno una squadra veramente ottima, ben messa in mezzo al campo, individualità forti, e quindi oggi la Scapatese Calcio si è misurata, io penso, con una squadra alla sua altezza, e abbiamo dimostrato che poi alla fine, facendo 2-1, siamo più forti di loro. Poi vedremo il girare di loro. Adesso gli appuntamenti continuano, sono sempre molto forti. La Scapatese ha superato anche il girone in Coppa Campania. In che modo si può gestire questi impegni così serrati? Allora, innanzitutto con l'impegno dei ragazzi e con la parsimonia del presidente. Io ai ragazzi ho detto, a tutta l'equipe, ho detto che il Canarino non vince solo per il gusto di vincere. Il Canarino vince perché vince per sopravvivere. È una vittoria differente. Noi ogni giornata, calcisticamente parlando, che noi attraversiamo, non è solo la vittoria riservata per avere i 3 punti. I 3 punti non sono solo quelli che servono a noi. A noi servono i 3 punti perché dobbiamo sopravvivere. E come colui che ha fame, gli serve del pane perché ha fame. E questa è la Scapatese Calcio. Oggi la Scapatese è condannata a vincere per sopravvivere. Primo gol, ma festeggiamo anche un altro importante compleanno oltre quello della vittoria, il 70° gol con i Canarini. Cosa si prova ad aver fatto tanto per la sopravvivenza di questa squadra? Cosa si prova? È un'emozione indescrivibile. Poi giocare con questa maglia che tutti vogliono giocare, specialmente quest'anno, da dubbio un po' tutti che chiamano il direttore, il presidente, il vestire la maglia giallo blu, che purtroppo è una società solida. Un posto da gente per bene, tutto quello che vedo qua. Certo, è comunque un bel gruppo, tu sei anche il capitano dei Canarini. In che modo vi fate forza per affrontare tutte queste gare così vicine? Questa è la vittoria di oggi, questa è la vittoria del gruppo, perché lo vedi che siamo andati sull'1-1, vicino alla fine, abbiamo fatto altre 4-5 ore, poi abbiamo vinto la partita all'ultimo. Questo gruppo ce la fa, mi serve la compagnia del campionato. A chi vuoi dedicare questa vittoria? Devo questa vittoria, oltre alla mia famiglia, devo questa vittoria a 2 persone che nessuno l'ha vista, sono messi a tacere alla fine, parla del mister Silvestri e del prof. Davolino, 2 persone splendide di quel presidente del sospettista. 2 persone come lo conosco in questi campionati. Siamo qui con Antonio Coppola, tu sei intervenuto in un secondo momento in campo a affrontare una partita che sarà un po' incattivita. Qual è stato lo spirito con cui hai cercato di affrontare queste difficoltà? Niente, ero sereno, tranquillo, poi alla fine è arrivata questa vittoria. Niente, questa vittoria l'avrei dedicata soprattutto a mia mamma, che in questo periodo è stata un po' bene, per una brutta malattia. Però ringraziando Dio tutto a posto alla fine. Poi vinceremo sì. Alla fine vi ringrazio anche il presidente, vicepresidente e il ministro. Grazie a tutti. Siamo qui con il mister Guido Silvestri, una vittoria molto difficile. In che modo aveva preparato i ragazzi in questa settimana per affrontare un match così duro? Niente, questa è stata la vittoria del gruppo, la vittoria di tutta la squadra, perché avevo spiegato ai ragazzi che questa era una di quelle partite più difficili, non solo perché ci trovavamo al primo posto tutti e due, ma anche perché insomma avevo visto questa, avevo mandato a vedere questa squadra ed è una signora squadra. Quindi ho detto noi la prepareremo in 2-3 modi, nel senso prima cercando di non scoprirci troppo e cercando di colpirli in contropiede, rafforzando un po' il centrocampo, giocando 2 mezze punte e 1 punta. Poi dopo, logicamente nel calcio, quando non riesci a chiudere la partita, facendo il secondo gol, poi riesci a... dopo che hanno pareggiato, insomma, abbiamo dovuto
riciclare un po', insomma, mettendo qualche attaccante di troppo, sbilanciandoci un po' in avanti. Però ci tengo a precisare che è la vittoria del gruppo, è la vittoria della squadra, perché chiunque entra, chiunque rimane fuori, insomma, è contento, pensa soltanto al bene della Scafanese, quindi per un allenatore allenare questo tipo di ragazzi, insomma, è più facile, insomma, di in qualche altra parte dove sicuramente non ci sta umiltà, dove sicuramente non c'è rispetto tra i compagni. Invece questo nella nostra squadra, quindi sono le seconde cose più oggi che non esistono, ci sono loro per tutti per loro. Quindi un gruppo molto forte, coeso, che purtroppo e per fortuna si trova a dover affrontare insieme al campionato, un gruppo molto duro, anche la Coppa Campania. Adesso ci sarà il nuovo turno e altre nuove gare, insomma, ritmi serrati. Quale sarà il segreto per riuscire a mantenere alta la stessa determinazione della prima parte? Innanzitutto dando la possibilità a tutti e tutti di giocare, insomma, facendo qualche turnover. Ma la cosa importante che ci tengo a precisare, che giorno dopo giorno mi rendo conto che questi ragazzi sono uniti, insomma, hanno capito che cosa noi purtroppo siamo costretti a portare sulle spalle, tra virgolette, costretti, perché noi siamo costretti a vincere. Però vedo che chiunque, ripeto, rimane fuori, insomma, non fa pesare al compagno che gioca. Chiunque entra, anche se per pochi minuti, dà il massimo. Durante la settimana si allenano con sacrifici, insomma, con tutta la voglia possibile e immaginabile. Poi parlano i fatti. Oggi, se non sono errato in qualche cosa, questa è l'undicesima partita. Insomma, quindi 9 vittorie e 2 pareggi, insomma, siamo rimasti in 10, siamo riusciti a pareggiare, insomma. Oggi abbiamo, prima stavamo con uno in più, poi uno alla pari con loro, però abbiamo lottato fino alla fine, abbiamo rischiato di fare anche il terzo gol, insomma, che cosa che sarebbe stata ancora più bella. Però insomma tutte queste cose che stanno intorno a questa squadra sono tutte cose positive per il prosieguo del campionato. Il capitano ci ha confessato di averla visto un po' emozionato a fine gara. Sì, quando purtroppo tu sai che hai delle grosse responsabilità, sai che hai fatto il massimo e sai che io faccio l'interesse della squadra, della Scafanese, quindi no, non faccio torti a nessuno. Io preferirei, insomma, fare un regolamento a modo mio, cioè di poter far giocare tutti e 22 quando siamo. Purtroppo non è possibile, però da 20 anni faccio questo mestiere, faccio l'allenatore da 20 anni, quindi chissà quante partite come questo, insomma, ho già passato, ho già vissuto. E quindi sapere che questa era una partita importante, perché poi rimanere da soli al primo posto, in giro si parla solo della Scafanese, e quando concretamente con i fatti la Scafanese sta là, insomma, sapevo che oggi poteva essere una partita, una svolta importante, in positivo per noi, in negativo per la squadra avversaria, che la squadra che rimane dietro si trova, già sapevamo che erano preoccupati, che erano venuti nel girone dove stava la Scafanese, insomma. Penso che lo spacchi, per noi è una soddisfazione riuscire a battere e ritornare poi in settimana a fare allenamento e sapere che non si è più primi in classifica ma secondi, insomma, non mi ci metto al posto dell'altro allenatore, quindi era una cosa, sapevo che era una partita importante, insomma, e ci tenevo a questa vittoria in modo di pensare.